Mondiali, europei, classiche e grandi manifestazioni sarà un 2019 ricchissimo di eventi che coinvolgerà atleti di ogni disciplina, non solo quelli per i quali la corsa verso Tokyo 2020 olimpica e paralimpica è già cominciata. E mentre la metropoli giapponese a 600 giorni dai suoi giochi sta già facendo il possibile per sorprendere il mondo, da questa parte, già a inizio anno, vedremo rassegne continentali ed iridate come a Minsk, con il pattinaggio di figura privo di Carolina Kostner causa infortunio, che però vuole rientrare in tempo per i suoi prossimi mondiali. E ci sarà anche tanto sci da vedere e tifare, anche nel campionato di alpino nella svedese Ore e di sci nordico a Seefeld in Austria, tutto tra febbraio e marzo, con tante speranze di risultati di rilievo e di medaglie. L'atletica inizia con l'indoor, ma dovremo aspettare fine settembre per le emozioni più intense di un mondiale, stavolta a Doha, in Qatar, e per le sfide con i più forti del pianeta che anche Filippo Tortu, il nostro uomo più veloce di sempre sui 100 metri, vorrà vivere. Passando poi per tutto il bello che potrà accadere nel ciclismo prima e dopo il Giro d'Italia. Sarà un'estate calda per il nuoto internazionale e per tutti gli acquatici, compresa mamma Tania Cagnotto. Nella sudcoreana Gwangju, bracciata dopo bracciata, il Team Italia di cui Simona Quadarella è la più recente e luccicante immagine vincente, proverà di nuovo a sorprendere, proprio come quello di altissimo livello della scherma impegnata a Budapest o di un volley che durante il 2018 in chiave Italia ha già fatto sognare ed emozionare, pronto sia al maschile che al femminile a provare a ripetersi e fare ancora meglio ai prossimi europei. Siete pronti?